Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. Bentrovati al consueto appuntamento con Fondazione CRC Informa. Oggi vogliamo parlare del bando per l'assegnazione della scultura Mundai Public Jim Gear e lo facciamo con Giulia Manasero di Fondazione CRC. Bentrovata. Buongiorno a tutti. Quali sono gli aspetti legati a questo bando? Allora, c'è ancora qualche giorno di tempo, perché il bando scade il 15 di marzo, per candidarsi ad accogliere sul proprio territorio questa scultura Mundai Public Jim Gear, che è stata realizzata nel 2014 dall'artista Franco Ariaudo nell'ambito di un progetto di fondazione che si chiamava Local Art, che aveva l'obiettivo di valorizzare i giovani artisti del territorio, aiutandoli nella loro crescita professionale. Da questo punto di vista noi avevamo acquistato quest'opera nel 2014 e oggi avremo piacere che potesse essere esposta, che potesse trovare una sua collocazione all'aria aperta in qualcuno dei nostri comuni, magari che ha una vocazione particolare sul tema delle castagne. Perché? Perché quest'opera, secondo la visione dell'artista, è adatto al cosiddetto fuoriclasse della Caldarrosta, come lo definisce l'artista, che vuole tenersi in forma all'aperto, quindi facendo ginnastica, eccetera. Allo stesso tempo può avere una sua riconoscibilità artistica, proprio perché è stata realizzata con questa doppia finalità. Per cui noi abbiamo promosso questo bando, questo semplice bando, che scade il 15 marzo, per dire ai soggetti del territorio: chi ha voglia di ospitare presso, non so, un proprio parco cittadino, una piazza, eccetera, eccetera, quest'opera, può candidarsi alla fondazione e la fondazione donerà con un comodato d'uso gratuito quest'opera e in più sosterrà anche le spese fino a un massimo di 2.000 euro che il soggetto vincitore avrà dovuto accollarsi. Ma quindi a chi è dedicato questo bando nello specifico? Il bando è dedicato a qualsiasi soggetto evidentemente ammissibile a ricevere un contributo della fondazione che sia localizzato in provincia di Cuneo e voglia candidarsi al bando. Quindi possono partecipare dei comuni, ma possono partecipare delle associazioni, delle cooperative, delle comunità montane, eccetera, eccetera. Qualunque soggetto ammissibile a ricevere un contributo della fondazione che abbia come territorio di riferimento un luogo della provincia di Cuneo e possa appunto mettere a disposizione una location per accogliere l'esposizione di questa installazione. Consideriamo anche che noi valuteremo le proposte che riceveremo sulla base di tre criteri: il contesto ambientale paesaggistico che ci verrà proposto per l'inserimento della scultura, il progetto di valorizzazione della scultura e la coerenza della sistemazione rispetto alla visione dell'artista, così come abbiamo cercato di descriverla al meglio all'interno dell'oggetto del bando e quindi nella sezione oggetto del bando. Quindi l'invito è a tutti quelli che possono avere un luogo adatto per ospitare questa scultura di candidarsi. Sul nostro sito internet c'è la modulistica, il sistema richieste online per partecipare entro il 15 marzo e poi valuteremo tra tutte le proposte che saranno pervenute la più coerente e adatta rispetto alla scultura e assegneremo l'opera in comodato d'uso gratuito. Bene, io ringrazio Giulia Manasero per essere stata con noi. Ripeto ancora una volta, c'è tempo per candidarsi al bando fino al 15 di marzo. Grazie Giulia, alla prossima. Grazie a tutti, arrivederci. Ma cerchiamo di approfondire alcuni aspetti della scultura proprio con l'artista Franco Ariaudo. Quali sono gli aspetti più curiosi legati alla sua opera? Come nasce questa idea? Sì, allora, questo lavoro che si intitola Mundai Public Jim Gear, titolo complesso ma in realtà un po' un gioco di parole, dove appunto Mundai è il termine in piemontese per definire la Caldarrosta e Public Jim Gear va a definire una macchina allenante pubblica, no? Ci ispira appunto a queste attrezzature che troviamo sempre più spesso nei parchi pubblici delle nostre città, che appunto hanno la funzione di poter essere utilizzate ai fini del bodybuilding o del fitness in generale, e sono contraddistinte appunto da questi colori molto vivaci, queste forme molto giocose, sono una specie di, da una parte, palestre per poveri e dall'altra giochi per adulti in qualche modo. Ecco, da una parte si ispira a questo immaginario e dall'altra si ispira a queste strutture che vengono utilizzate durante
durante le sagre riferite appunto alla caldarosta o alla castagna, che vengono utilizzate per arrostire le caldaroste stesse per poi essere vendute in grande quantità, per esempio durante la Fiera Internazionale del Marrone di Cuneo. Appunto sono questi trespoli dal quale pende una catena e una grande padella che appunto viene utilizzata per far saltare le castagne sopra il fuoco e poterle arrostire. Appunto l'idea dell'opera di questo marchingegno è creare in qualche modo una macchina allenante, no? Una macchina, un'attrezzatura per il fitness pensata per allenare la cottura delle caldarroste, per allenare lo spadellamento. La cosa, insomma, curiosa è che crea subito un cortocircuito, perché poi di fatto questa operazione appunto di spadellamento non è cosa per il quale c'è necessità di allenarsi fisicamente, però in qualche modo il lavoro vuole strizzare l'occhio appunto al fatto che tentare il mantenimento di una tradizione in maniera forzata non è la via giusta per farlo, no? E quindi di fatto è una macchina pensata per allenare una cosa che non necessita di allenamento, quindi paradossalmente è una macchina inutile, è una macchina celibe, è come se fosse un'altalena sulla quale i bambini si stufano di dondolarsi. Infatti poi si può provare, è interattiva, è un apparecchio che uno può utilizzare, però dopo un po' non sa bene più che farci. E quindi l'idea poi alla base di tutto è che un'opera che nasce come uno strumento ludico, interattivo, ma che poi di fatto viene lasciata un po' a se stesso e quindi di conseguenza diventa qualcosa che le persone non toccano più e alla fine diventa un monumento proprio per questo motivo, un'opera collocata nello spazio pubblico, un'opera d'arte vera e propria. Effettivamente non è facile rendere l'immagine per ovvie ragioni, però è molto più semplice di come risulta descriverlo a parole, ecco. Ma è sicuramente un'idea davvero curiosa. Quale pensa sia il motivo per cui la sua opera è stata scelta da Fondazione CRC? Diciamo che l'arte, quando riesce bene, non sempre, ha il potere di andare a puntare una luce contro delle cose che sono degli elementi che sono già di tutti, no? Infatti in arte si parla spesso di restituzione quando si parla delle opere, cioè la restituzione, come viene formalizzato un pensiero, una ricerca, un progetto, eccetera. Appunto questo termine restituzione è importante perché di fatto gli artisti restituiscono delle cose che sono già di tutti, sono già nostre, semplicemente loro hanno, diciamo, forse le antenne per capirle o vederle sotto un altro punto di vista e quindi farle vedere, offrire il loro punto di vista su cose che già conosciamo tutti. Il fatto che quando io appunto ho pensato di presentare un progetto per la città di Cuneo, la cosa che mi curiosiva è che l'evento più massiccio a livello proprio di iniziativa cittadina fosse qualcosa relativa appunto a una cosa molto semplice, anche folcloristica, che era appunto il frutto tipico dell'autunno, no? E che questo fosse più forte di qualsiasi altro evento culturale, la cosa, insomma, la ritenevo interessante, ovviamente senza nessun tipo di giudizio da parte mia. Quindi la mia idea era appunto offrire una sorta di provocazione. Allora, se vogliamo mantenere viva questa tradizione, bisogna mettere in condizioni le prossime generazioni di potersi allenare, come dire, per gli arrostimenti futuri in vista di questa fiera. E forse appunto questi cortocircuiti, queste contraddizioni che il progetto in sé si porta, che appare appunto come una cosa semplice però con i risvolti complessi, potrebbe essere uno dei motivi per il quale fu scelto a suo tempo appunto dalla fondazione, ecco. Fondazione CRC sostanzialmente ha capito il senso, no, di questa provocazione. Poi insomma la castagna a Cuneo sicuramente gioca in casa. Dunque grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio.